E adesso con un destro e poi un sinistro, un destro, su, giù. Sono prontissimo. Perché adesso... Adesso, in teoria, dovrei sfidare Giada che... Dove sei? Giada? Giada! Ma dove? Gianni, ma perché stai urlando? Ma perché ti sei appena svegliata? Cosa vieni no, con tutta... No, non sono appena... Non ma sono cosa appena vieni svegliata. Con tutta questa calma? E perché tutta questa fretta? C'ho il fiatone! Cosa stai facendo? È da casa che ho corso fino a qua perché devo sfidarti. Mi sono pure... Ho fatto flessioni, ho fatto addominali, ho fatto un sacco di palestra per batterti. Questa volta vincerò io, Johnny. Però, beh, aspetta, prima sì, dobbiamo salutare i nostri amici perché giusto, la puntata è iniziata. Hai ragione. Pronti? Ciao bambini, bentornati al Gormiti Show! Scusate per il mio fiatone, ma davvero ho corso da casa fino allo studio perché devo batterti. E solo un campione come me, che si allena tutti i giorni e fa un sacco di allenamenti, ti può battere. Quindi vedrai che io ti batterò lo stesso, anche quindi, se non ho fatto allenamento questa mattina. Facciamo! Però fammi fare. No, aspetta, devo dirti una cosa! Allora, invece di fare sempre le sfide qui... Sì? Vorrei fare una sfida un pochino diversa oggi. Sì, sentiamo, che sfida vuoi fare? Che mi metto a testa in giù e faccio una capriola, non lo so io. Eh beh, per il futuro potrebbe essere, deve essere proprio divertente. Ma no, ma Giada, ma... No, cosa... però non è questo il modo. Vuoi vedere? Sei curioso? Siete un po' curiosi anche voi? Io penso proprio di sì. Guarda, Wow, Giada, ma siamo nello store di giochi preziosi. Hai visto che bello? Ma c'è Lord Sol! Sì, Johnny, però non distrarti. Ma siamo gigantesco. Qui per una cosa importantissima. Ma anche questo è importantissimo. Lo so, ma siamo qui per una sfida importantissima. Ho capito, la sfida è importantissima, ma i collezionabili dove li trovo? Dato che tu non di solito, ci sono. Di solito tu bari. Non baro. Sì, no, tu bari. No. Quindi questa volta facciamo una sfida un pochino diversa perché le bustine ce le porterà Federico! Ciao Federico! Ciao! Grazie. Mi raccomando, questo è vincente, spero. Non è vero, questo è perdente, vero? Perché io, no. Io non baro, Giada. Sì, che bari. Allora, apriamo intanto. Vediamo un po'. Non sbirciare. Non sbirciare tu. Grazie. Grazie Federico. Aspetta. Scusa. Allora. Non sbirciare. Ho già sbirciato. Io ho trovato Ikalos. Io ho trovato Iridium. Ok, mi sa che ce l'ha... Sulla carta che numero hai, Gianni? Il numero 8, cara Giada. Anch'io il numero 8. Ok. Questa è una sfida veramente... Vediamo se Federico ti ha portato fortuna. Lo spero. Uno, ce lo scambiamo. Due, tre. Sì, ho vinto, perché il numero 3 è sotto al piede, visto? Una volta che vinci... Allora, voglio sempre Federico le nostre sfide, perché vuol dire che no, ci stai barando. No, io chiamerò qualcun altro, va bene? Perché magari tu ti sei messa d'accordo con Federico. Non è vero, assolutamente. Andiamo però, avanti. Gianni, andiamo avanti. Comunque ho vinto. Sì. Ok, Giada, che si fa? Ho una sorpresa per te, anzi per tutti voi. Ah, ma quante sorprese mi fai, Giada? Sei troppo carina. Sei pronto? Sì. Ta-da! Il Panini Magazine! Sì, è uscito il nuovo Panini Magazine! Lo sapevo, qualcosa me lo diceva. Allora, va bene. Iniziamo a guardarlo un po'. Allora, aspetta, stai parlando in plurale, ok? Sì, insieme, guarda. Sì, significa così, che... apriamo, no, guardiamo. Che apriamo, ma sei nei due, li vedo già, ci vedono. Sì, va bene, uno te l'ho preso per te. Dai, grazie. E guarda un po'. Guarda quanti regali ti sto facendo, Sì, perché... Panini Magazine. Già, da questo non è un regalo che mi stai facendo a parte, perché questo lo troviamo dentro il Panini Magazine. Lo so, ma potevo benissimo tenermelo. Ed è Alpha Diakos Gold. Eccolo qua. E io lo apro e voglio vederlo. Tanto è uguale, lo apro. Dai, fallo vedere. Vediamo. È proprio uguale a quello del cartone animato ed è tutto... Dario! Oh! Che bello! Allora, Gianni...
Bellissimo. Guardiamo un pochino il Panini Magazine, così okay, anche i nostri amici a casa sanno che cosa possono trovare dentro. Non sveliamo tutto, eh. Allora, ci sono i fumetti inediti, quindi delle storie mai viste, mai sentite mai prima. Mai sentite prima, è vero, che belle che sono queste fumetti. Poi ci sono tanti giochi, i poster, ci siamo noi col Gormiti Show! C'è il nostro Gormiti Show, dove vi raccontiamo un po' di cosine. E poi ci sono tanti disegni anche da colorare, oltre ai giochi. Ok, allora, io direi di leggere un fumetto. Marini, questa volta facciamo che partiamo dalla pagina. Pagina 3. In realtà Gianni avrebbe un'altra idea. I quattro guardiani e la custodia. Gianni, aspetta. Ma perché mi devi interrompere se sto raccontando ai bambini? Aspetta. Allora, noi leggiamo sempre il fumetto, giusto? Oggi vorrei fare una cosa un pochino diversa. Dentro al Panini Magazine c'è una parte molto interessante dedicata al nostro pianeta, come aiutarlo. È vero! Soffermiamoci su questo che veramente aspetta. L'avevo vista anch'io, ci arrivo. Sì, gira, pagina 12. Arrivo. Eccola qua. Allora, si intitola Facciamo luce. Ok, bello, mi piace. Vi raccontiamo una cosina velocemente. Leggo io? Sì. Per aiutare il pianeta, ognuno di noi deve fare la sua parte. Ecco alcuni piccoli e semplici consigli per risparmiare sull'energia elettrica che possiamo applicare quotidianamente in casa. Possono sembrare banali, ma non sempre vengono rispettati e si finisce per dimenticarsene. Infatti, i dispositivi consumano energia elettrica per tutto il tempo in cui sono accesi, quindi disattivandoli si risparmia energia, ma molti di essi continuano a consumare anche quando si pensa siano spenti. Sì, ma c'è un semplicissimo trucco per spegnere completamente questi dispositivi ed eliminare quindi i carichi fantasma. Staccare le spine. Quindi bisogna ricordarsi ogni volta di staccare la spina, perché ad esempio la TV... Appunto, sto pensando proprio questo. È attaccata alla spina e vedi la lucina rossa. Sì. E stai consumando. Ah, quindi... Anche se è spenta. Ah, quindi anche, non so, la radio, il computer, anche se comunque questi dispositivi sono attaccati... Il caricacellulare anche. Sono attaccati alla spina, ma sono spenti, io sto consumando energia. Quindi bisogna ricordarsi di spegnerli, facciamolo un pochino tutti quanti. E staccare le spine proprio per non consumare. Facciamolo tutti perché serve davvero al pianeta. Adesso Johnny però... Bello, mi piacciono queste sezioni. Vero? Ogni tanto ci serve invece di leggere il fumetto. È una lezione di vita. Adesso però dobbiamo andare avanti. Sì, perché c'è la bacheca gormitica. Andiamo. Oh, ora è arrivato il momento della bacheca gormitica. Però prima di vedere chi ci ha mandato foto, disegni, dediche, saluti, Giada... Vogliamo ricordarvi assolutamente... che venerdì 26 novembre saremo allo store di Giochi Preziosi in Duomo a Milano. Quindi esatto, se volete venire a trovarci, parlare con noi, fare quello che volete con noi, ci trovate lì. E invece per chi... Dalle 17 alle 18, vi aspettiamo, mi raccomando. Invece per chi non abita comunque a Milano, se abita un pochino lontano, gormitishow.com per parlare con noi. Per fare le live. Le live. Così ci mostrate la vostra collezione, i vostri disegni, quello ci sarà sempre, solo che abbiamo aggiunto che potrete incontrarci dal vivo in piazza Duomo a Milano. Sì. Okay. E a questo sito potete mandare anche tutti i vostri disegni, mi raccomando. Perfetto, allora Alessio... Ci ha mandato una super foto con la sua gormitica collezione. Ha un sacco di Panini Magazine, ha l'astuccio, collezione super... Vedo anche un super poster messo lì proprio davanti. Esatto, là dietro c'è pure la torre. Wow, adesso sei un fan super mega gormitica. C'è anche la maglietta, hai visto? Sì, l'ho vista. Proprio con l'ok. Se volete mandarci le foto, dediche, salute, sempre a gormitishow.com. Noi le guardiamo sempre, le mostriamo in puntata. E niente, è finita la puntata. Vi aspettiamo, mi raccomando, il 26 novembre. Esatto, in piazza Duomo Milano. Un saluto da Gianni e Giada. Ciao!